Ringraziamo prima cosa Arrigo per aver scritto questo libro e aver portato le memorie su, sugli Argis, che comunque fa sempre bene documentare quella che sono tutte le storie legate alla musica, legate anche a tutti quei gruppi che fanno politica in musica e trattano di temi come l'antifascismo, l'antirazzismo, l'antisessismo, eccetera. Per prima cosa, per cominciare, raccontare un aneddoto tra me e Arrigo. Lui non lo sa, adesso faccio anche un po' una figura di merda, perché io Arrigo lo conosco grazie agli Argis, nel senso che al tempo avevo suonato a Ubik, avevo visto la Locandina, che c'era questo gruppo argentino che suonava in zona, e assolutamente volevo suonarci assieme. Anche un giorno, forse tu non ti ricordi, però io e Mirko, che è il cantante di Atom Tanks, siamo venuti al Pop Shop a Motta, quando ancora era in centro, e abbiamo cominciato a rompere i coglioni. Cioè, Arrigo, dove cazzo è Arrigo? Vogliamo suonare con gli Argis? Anche abbiamo, siamo riusciti a tirare fuori il numero, e lui ci fa: che cazzo volete, che cazzo siete? In finale siamo andati a cagare. E vabbè, e essenzialmente dopo gli Argis io sono riuscito a vederli in occasione del festival allo skatepark a Motta, e quindi ho avuto anche io i miei ricordi con loro, perché al tempo li avevo conosciuti. Anzi, una volta che ho parlato con, come si chiama il cantante, non mi ricordo, David, ecco, gli ho detto: ehi, Joe Strummer, gli dico, e lui mi risponde con: dime. E va, che cazzo. Ha detto: lo spagnolo è facile. No, vabbè, allora, non so se avete letto il libro di Arrigo, comunque è un volume abbastanza breve, molto simpatico, perché racconta anche le suggestioni che ha vissuto con gli Argis, che io non lo sapevo, e hanno vissuto, qualcuno di loro ha vissuto anche a Treviso, oltre ad aver girato tutto quanto il mondo. Facevano comunque tappe in Italia, dove non nelle capitali, non a Torino, a Milano, a Roma, ma proprio a Treviso. Mi chiedo anche come cazzo succedeva, e fortunatamente poi Arrigo ha scritto questo libro e sono venuto a conoscenza. Ecco, quello che volevo chiedere a Arrigo, per prima cosa, è di raccontarci il motivo per cui ha voluto scrivere, e seconda cosa è che ci racconti tutte quante le suggestioni, emozioni, e aneddoti e momenti che ha vissuto con questo gruppo. Ciao a tutti, grazie Carlo dell'introduzione. Allora, io ho conosciuto gli Argis nel 2001, quando loro stavano preparando la prima tournée europea di molte che hanno fatto poi, perché sono tornati ogni anno, e ci siamo conosciuti perché sia io che loro facevamo parte di una scena che è la scena punk globale. Quindi loro in Argentina avevano fortunosamente racimolato il disco del gruppo con cui io suonavo al tempo. Lì c'era il mio indirizzo email. Nel 2001 l'email magari sì, era già in uso, ma non era così frequente. Noi veniamo da una classe di nascita più antica e abbiamo iniziato a fare queste cose via posta tradizionale. Mi hanno contattato, mi hanno mandato un'email, mi hanno detto che volevano venire a suonare in Europa. Erano un gruppo che esisteva già da tanti anni, perché la formazione degli Argis risale all'84. E quindi io al tempo ero forse più coinvolto, sicuramente più coinvolto di adesso, in quella che era la scena punk. Ricevevo diversi messaggi da tante band, ma ricevere un messaggio da una band argentina mi ha colpito. Io conoscevo di striscio la scena sudamericana, e sapere che c'era gente comunque che da così tanto si dava da fare, che viveva situazioni così simili alla mia, mi ha colpito. Gli ho risposto subito, gli ho detto: nel limite di quello che riesco a fare, volentieri vi do una mano. Dopodiché, diciamo, una cosa che racconto in questo appunto racconto è la scintilla che mi ha fatto appassionare a loro. È che nel primo disco che loro mi hanno mandato, un demo su CD, c'era una canzone italiana che era La Luna Rossa della banda Bassotti, e questo ha aperto diverse finestre, mi ha acceso una lampadina che mi ha fatto venire voglia di conoscerli meglio. Mi sono dato da fare, ho cercato di organizzargli qualche cosa, sono riuscito a organizzare un misero concerto a Santi Angeli, in un posto tra l'altro in cui si suona punk rock ancora adesso, e così sono arrivati. E da lì è nata un'amicizia che dura tutt'oggi, quindi a 15 anni. Ogni anno loro sono tornati a suonare in Europa, e spesso in Italia, spesso a Treviso, grazie appunto a questo rapporto che è nato.
in alcuni momenti casa mia è stata un po' il quartier generale degli Argis, da cui partivano i tour europei. Poi, come racconto nel libro, non abito più a Treviso, abito in mezzo alla campagna, diventava un po' complicato. Comunque, insomma, si è mantenuta questa relazione. E la domanda che mi hai fatto esattamente, come ci siamo conosciuti, è questo. Il perché ho scritto il libro, che poi chiamarlo libro un po' mi imbarazza, perché si tratta di un racconto, in effetti, in questo formato di stampa occupa 66 pagine. Nelle tre edizioni che vedete è sempre riportato in doppia lingua, quindi in italiano, in spagnolo e in inglese. È stata fatta anche una versione tedesca, ma non è ancora stata pubblicata. E c'è stata la voglia di raccontare questa storia del tutto personale, che però aveva degli elementi che credo possano suonare familiari o comunque interessare molti di noi, perché questi 15 anni che abbiamo vissuto assieme o comunque a stretto contatto, e sono stati anni in cui sono successe tante cose, in cui ci siamo formati a vicenda raccontandoci tante cose, ed è stato anche l'inizio del nuovo millennio. Noi venivamo dal punk rock degli anni 80, degli anni 90, ci siamo ritrovati nel 2000 in un mondo che nella nostra fantasia di bambini doveva essere completamente diverso, e invece era tragicamente uguale, se non peggio, al precedente. E abbiamo visto succedere delle cose che hanno segnato l'inizio del nuovo millennio, hanno rotto questa frontiera che c'era tra il 900 e il 2000. Noi insieme abbiamo rotto la frontiera che ci divideva, che era quella dell'Oceano Atlantico, dell'Argentina che è nell'emisfero sud e l'Europa che è nell'emisfero nord. E insieme poi abbiamo rotto tante altre frontiere attraversando l'Europa insieme, poi io sono stato con loro in Argentina, in Brasile, e quindi loro poi mi hanno fatto conoscere quella che è la realtà del Sud America, sempre da un punto di vista fortunato, io lo chiamo, perché essere lì in quel contesto con una band del posto, diciamo, che vive situazioni particolari che sicuramente non sono quelle che avrei potuto vivere comprandomi un biglietto aereo andando in Argentina da solo, mi ha fatto conoscere tante cose, insomma. E guarda, adesso scorrono tra l'altro alle mie spalle delle immagini che Federico, che è qua davanti, sta montando insieme a me, perché il progetto del libro si sta trasformando, si vuole trasformare anche in un video, che è forse un mezzo più diretto e anche più facile da distribuire, tra l'altro, perché spedire la carta, si ritorna appunto a sistemi antichi, anche se c'è anche un formato elettronico del racconto. E gli avvenimenti che vedete scorrere alle mie spalle sono quelli che hanno caratterizzato questi 15 anni. Vedo Monica che ne riconosce qualcheduno, insomma, poi magari ne parliamo un po' più dettagliatamente. Quindi la consapevolezza di aver vissuto qualche cosa che era strettamente personale, ma insieme anche epocale, se vogliamo usare questo aggettivo, mi ha fatto venire voglia di condividere, anche perché io ritengo che il primo messaggio del punk rock è quello della condivisione, l'etica dell'autoproduzione, quindi di non aspettare che qualche d'un altro faccia le cose per te, ma di rimboccarsi le maniche e farlo in prima persona per dare il proprio punto di vista senza filtri, è sicuramente uno degli elementi caratterizzanti del punk rock. E anche il fatto di essere qui stasera in una realtà che è completamente autogestita mi sembrava molto coerente con questa cosa che ho fatto, che peraltro è la prima cosa. Ho scritto delle cose, ma insomma questa volta ho voluto andare fino in fondo, quindi mi sono completamente autoprodotto e autogestito la stampa, la distribuzione di questo racconto. E diciamo, non per vanagloria, per mettermi in primo piano, anche se un elemento di questo c'è sempre, ma perché ho pensato che poteva essere una cosa che diffondeva conoscenza e creava ulteriori legami e quindi abbatteva ulteriori frontiere, come poi è successo dal momento in cui ho iniziato a scrivere, per cui con le collaborazioni che sono state della figlia di Samantha, Marianna, che mi ha fatto questa bellissima copertina, delle persone che mi hanno aiutato nella traduzione del testo, perché io non sarei stato assolutamente in grado,
e che hanno reso quindi questo racconto in grado di rompere mille frontiere, perché la traduzione in inglese e spagnolo l'ha fatto viaggiare a persone che altrimenti non avrei potuto, a cui non avrei potuto raccontare tutto questo, a Federico che adesso sta preparando questo video con me, e insomma ha messo dei ponti e appunto ha rotto delle frontiere. Il titolo che ho voluto dare al racconto è La Frontera, che è il titolo del terzo disco degli Argis e che mi sembrava segnasse molto bene quello che è il tema principale di quello che volevo raccontare. Poi il sottotitolo è quello La mia vita con gli Argis, perché in effetti io racconto di me e nella dimensione che ho vissuto insieme a loro, viaggiando spesso o sentendoli o comunque collaborando a tutto quello che facevano da quel momento in poi, e una storia di globalizzazione, amicizia, punk rock e globalizzazione, che sono le dimensioni a scalare sempre più grandi in cui si è mosso questa nostra storia, quindi l'amicizia che è un fatto strettamente personale, il punk rock che è la dimensione che ci ha unito, insomma la nostra identità che ha creato questo rapporto, e la globalizzazione che è un termine che in sé, magari un po' trito, ma insomma in sé racchiude i fenomeni politici e sociali che abbiamo vissuto all'inizio di questo millennio. E degli... Grazie. Bravo. L'episodio di cui racconto per primo, non musicale, cioè non strettamente legato all'attività musicale degli Argis, che può essere consueta perché è quella di un gruppo punk rock o semplicemente rock, o come a me piace pensare di musica popolare, quindi musica fatta che non nasce dal professionismo ma nasce dalla voglia di comunicare, di stare insieme. Ho perso un po' il filo, scusate, non sono abituato, è la prima volta che faccio una cosa del genere. Semplicemente di solito suono la chitarra senza il microfono davanti. Colpa di Roger. È colpa di Roger che mi fa perdere il filo. Il primo episodio, sì, stavo dicendo, di cui parlo, che ha un eco che esce dalla dimensione del punk rock, è quello di Piazza Fontana, appunto. La prima canzone che mi ha colpito degli Argis è La Luna Rossa. È un pezzo della banda Bassotti che io ho riconosciuto immediatamente. Penso che quasi tutti voi conoscerete la banda Bassotti, comunque un gruppo di Roma molto impegnato in politica, e racconta della vicenda di Piazza Fontana. Poi ho scoperto che non era loro il pezzo, ma in realtà è di un cantautore ed è molto più vecchio, e racconta di questa strage infame che è successa nel 69 a Milano, dove un gruppo di neofascisti ha collocato una bomba. Questo è il telegiornale dell'epoca che dava l'annuncio, e 18 morti, 80 feriti in una banca, la banca agricola se non sbaglio, ma insomma è una banca affollata in quel momento da lavoratori che facevano le loro cose. Quella bomba che scoppiò allora è stata costruita a pochi chilometri da qua, a Paese, come scoprirà la magistratura molti decenni dopo. È stata costruita da un gruppo di neofascisti veneti, come sono veneto io, e collocata lì, diciamo, per dare uno stop a quelle che erano le lotte dei lavoratori, che sono poi state ribattezzate come l'autunno caldo, che in quel momento chiedevano lo statuto dei lavoratori, che poi hanno ottenuto. Qualcheduno ha pensato bene di raffreddare un po' gli animi, facendo capire che non si poteva rompere i coglioni a gratis, e quindi ha messo una bomba a casaccio. Ovviamente quelli che avevano interesse a questo sono molti, quelli che l'hanno fatto manualmente sono stati i più volenterosi, ovvero il gruppo di Ordine Nuovo, la struttura neofascista di allora più forte, e in particolare il gruppo veneziano. Uno di quelli che sono stati, diciamo, beccati quasi subito, anche se poi l'ha sfangata, è un tale Gianni Ventura di Castelfranco, che dopo tutta una serie di processi e varie vicende che magari conoscete o potete approfondire facilmente in giro perché c'è molto materiale, se ne andò dall'Italia per andare a vivere a Buenos Aires,
e quando io e Da Vinci ci siamo conosciuti era ancora vivo e gestiva un ristorante italiano in un circolo italiano, e poi è morto qualche anno fa, impunito, diciamo, nonostante abbia passato un po' di anni in galera. È questa persona che vedete adesso. E già allora, insomma, mi aveva colpito, conoscevo la vicenda, conoscevo per sommi capi i protagonisti, mi ha colpito che ci fosse questo legame abbastanza involontario, se vogliamo, anche perché sono stato poi io a raccontare a David nel dettaglio di cosa raccontava questa canzone. Lui era stato colpito dalla forza dell'esecuzione della banda Bassotti e l'aveva voluto inserire nel suo disco. E Treviso, Buenos Aires, si incontravano già per tutt'altri motivi, si incrociavano già nella nostra storia ed era un presupposto buono da cui partire. E da lì è partita poi tutta questa storia, appunto. No, effettivamente Luna Rossa è una delle canzoni che anch'io ho ascoltato per primo degli Argis. Se ho ascoltato gli Argis è perché avevano fatto la cover di quella canzone. Ovviamente se fai una cover conosci, ma cioè, riesci a far conoscere meglio il tuo gruppo agli altri, anche se vieni dall'altro capo del mondo. Una roba che volevo chiedere a Enrico, e magari dopo Enrico ci dà un approfondimento ancora più grande. Sul libro racconti la tua esperienza in Brasile, quando sei andato a fare, hai seguito gli Argis in tour. Ci racconti un po' com'era la situazione lì, sia a livello musicale sia a livello sociale. Ovviamente tu la racconti per quanti, 10 anni fa? 15 anni fa. Magari adesso Enrico dopo ci dà un aggiornamento, dato che l'ho sfastidio, sono tornati a breve da un tour in Brasile, in Sud America. Sì, e tra l'altro Enrico ha conosciuto alcune delle persone che ho conosciuto anch'io, mi ha gentilmente portato dei regali che loro mandavano, visto che sono da poco padre per la mia bambina, e già questo dà un segno del tipo di umanità che ho trovato quando sono andato. Io ci sono andato nel 2002, anzi no, pardon, nel dicembre del 2001, ed è stata la seconda cosa che facevo con gli Argis. Io li ho conosciuti nella primavera del 2001, li ho fatti suonare qui a Treviso e poi per una coincidenza mi trovavo da pochi giorni disoccupato e ho deciso di unirmi al loro tour, e quindi con loro ho visto, sono stato in Francia, in Spagna, insomma in realtà distanti dalla mia, ma comunque che per certi versi già conoscevo muovendomi nella scena europea. E il legame che si è creato è stato subito forte, sincero. C'è stata l'opportunità o meglio loro suonavano in Brasile, io ero ancora più o meno nulla facente, ho deciso di fare questa esperienza, sono partito, sono andato in Brasile con loro. Quello che ho trovato lì è stato molto diverso e molto uguale a quello che io vivevo qui. E molto uguale perché, mi ripeto, io venivo dal punk rock, lì ero con un gruppo punk rock che suonava in contesti punk rock, quindi in spazi di un certo tipo, con un substrato culturale che conoscevo ma che era vissuto secondo la realtà di quel posto, e quel posto era parecchio diverso dal mio. Io in particolare sono stato una quindicina di giorni con loro nella zona di San Paolo. Parlo di zona perché parlare di città parlando di San Paolo è un assurdo, nel senso che è una megalopoli di... Una regione. È una regione, sì, appunto, un agglomerato di città che si compenetrano una con l'altra, con molte differenze tra di loro, ma che insomma raggruppa una ventina di milioni di persone, la realtà urbana di San Paolo, e con estremi fortissimi. Nel centro di San Paolo avevo la sensazione di essere a Los Angeles, palazzoni, uffici, centri commerciali, e nel quartiere dove noi facevamo base, che è Mauá, che è una cittadina all'interno della provincia di San Bernardo, che insieme a San Caetano e Sant'Andrea costituiscono l'ABC, ABC, Sant'Andrea, San Bernardo e San Caetano, che sono le tre grandi province che circondano San Paolo e ne fanno parte. Lì è una, chiamiamola, città operaia, ci sono grosse fabbriche automobilistiche prevalentemente e ci sono le favelas, che sono questi quartieri non quartieri, diciamo, sono dei villaggi che nascono senza struttura urbana,
un po' in tutte le realtà urbane del Brasile. E parliamo anche lì di cittadine di migliaia, di centinaia di migliaia di persone che vivono normalmente senza, spesso senza elettricità, sempre senza fognature, quasi sempre senza asfalto stradale, non parliamo quindi di scuole, ospedali o altri servizi essenziali. E Santo Domingo? Santo Domingo non la conosco, però mi suona come un posto più piacevole. Guarda, ci andrei volentieri, ma non ho nessuna esperienza riguardo. E quello che ho trovato là, appunto, ragazzi come me che ascoltavano il punk rock, lo suonavano, andavano in giro, bevevano la birra, ballavano lo slam dance, cercavano di autoprodursi i loro dischi, poi magari la sera tornavano, porta di autogestione basata sulla violenza sostanzialmente, e eppure c'era tutto quello che c'è qui, se non di più, dal lato umano. Quindi una forte unità tra i ragazzi che vivevano queste cose, intere famiglie che ci partecipavano, questo per esempio era una cosa che qui non trovavo, e lì sì, partivamo in bande di 40 persone dagli 8 ai 40 anni, con una buona percentuale di persone armate, che era una cosa che qui, di cui qui non avevo nessuna esperienza, ma insomma si andava a suonare a San Paolo Centro con 5-6 persone con la pistola in tasca. Come scrivo anche lì, io ho fatto delle gran grigliate, delle gran feste, non ho mai visto violenza, ma la cosa era sempre presente, insomma, sempre sottesa. Quelli che possono essere qui degli scontri, magari anche con le opposte fazioni, diciamo, politicamente, lì possono essere pretesto per degli scontri armati e quindi con tutto... con tutte le conseguenze che si hanno in questi casi, insomma. E questo succedeva 15 anni fa, e la forte umanità che io l'ho trovato ha fatto sì che io ancora sia in contatto con loro, ancora mi senta per telefono, per email, con tutti i mezzi che abbiamo adesso, che ancora condivida con loro certe passioni. Sono riuscito a fare un pezzo, a registrare un pezzo con parte degli 88 Now, che sono un gruppo di San Paolo, via email, mandandoci i file, e insomma questo rapporto che si è creato ha avuto una durata perché aveva delle basi. Mi piacerebbe anche a me sentire Enrico che racconta qualche cosa di San Paolo adesso, visto che loro appunto sono appena tornati di Aleppo. Sì, abbiamo avuto la fortuna quest'anno di andare appunto per la prima volta in tour, era da anni che se ne parlava di un tour in Sud America dello Sfastidio. Abbiamo avuto la fortuna quest'anno finalmente di farcela, perché non è facile organizzare un tour in Sud America, è sempre un gran casino, ovviamente le distanze sono enormi, e anche ovviamente il Brasile stesso è un paese grandissimo, grande, se non fosse più grande dell'Europa addirittura, per cui ci sono delle distanze veramente quasi insormontabili e difficilmente si riesce appunto a organizzare un tour. Abbiamo avuto la fortuna, come dicevi tu, diciamo che non è cambiato molto il Brasile in questi 15 anni, perché un po', diciamo, come l'hai dipinto tu, è quello che abbiamo visto anche noi. Forse si è alzato un po' di più il livello, a quanto ho capito in queste, appunto, durante il nostro tour si è alzato sicuramente il livello dello scontro politico, ci sono state anche delle vittime negli ultimi anni. Un compagno, un punk di San Paolo è stato assassinato da un branco di neonazisti locali. La situazione è un po' strana dal punto di vista politico, perché dal punto di vista, parlo della politica nella strada, in quanto anche là c'è un problema appunto di questi gruppi neonazisti, un po' anche bizzarri, perché comunque in questi gruppi di neonazi confluiscono anche persone di colore, e quindi non si capisce un po' le dinamiche, non si riesce a capire un po' le dinamiche di questi gruppi neonazisti, e per di più addirittura, oltre a questi gruppi, diciamo, di neonazi ben definiti, comunque c'è anche un ulteriore gruppo intermedio, che è un po' quello che forse si sta verificando anche in Europa in questi ultimi 2-3 anni. Un gruppo là li definiscono, li chiamano Carecas, e non sono altro che un gruppi punk, fondamentalmente
punk, no, no, quindi non di aria skinhead ma di aria punk, ultranazionalisti, che nel momento, diciamo, dello scontro ovviamente stanno con l'ala destra, e questo ha portato numerosi problemi anche ai concerti. Ci sono stati numerosi scontri, e lo scontro più grosso a livello, diciamo, di strada, di culture giovanili in Brasile è avvenuto qualche anno fa, se non sbaglio, adesso non vorrei sbagliarmi con le date, ma se non sbaglio un 2-3 anni fa, a un concerto dei Cox Parrer a Sao Paulo, nei quali ci sono stati una serie di scontri, e subito dopo, non ricordo bene se la notte del concerto o subito dopo, un compagno, un punk di Sao Paulo è stato assassinato da un branco di neonazisti, il suo nome era Johnny. E per il resto il Brasile, diciamo, il Brasile che abbiamo trovato noi, appunto, come diceva Arrigo, è molto simile, situazioni molto simili alle nostre. Ci ha fatto molto piacere, abbiamo suonato abbiamo fatto 10 concerti tutti in Brasile, abbiamo suonato sia in club sia anche in spazi occupati. In particolar modo ricordo con molto piacere uno spazio occupato, un centro sociale in quel di Serrana, che è un po' nell'entroterra di San Paolo, e uno spazio costruito in un villaggio, praticamente una cittadina che sembra, al fine ho capito che anche, era anche abbastanza più grande di quello che pensavo, ma un villaggio molto tipicamente brasiliano, con questo spazio sociale che era un vecchio asilo che hanno occupato e ormai da 10 anni, se non sbaglio, e le dinamiche sono le stesse, uguali alle nostre, insomma è un grande entusiasmo, è quella cosa che dicevi tu anche prima, verissima, la grande umanità, il grande entusiasmo del popolo brasiliano e la socialità del proprio brasiliano. Non abbiamo, cioè, è un paese molto violento, ma non abbiamo mai visto nessun, non abbiamo avuto modo di assistere a nessuno scontro, neanche ai concerti, sebbene al concerto nostro di San Paolo c'erano un po' tutti i vari gruppi, diciamo, calcisticamente parlando, ultras di tutte le squadre di San Paolo. A San Paolo ci sono, non mi ricordo quante squadre, ma un'infinità. E quindi tantissime squadre rivali, ultras rivali, ma politicamente compatti, e questo mi ha fatto molto piacere. Non c'è mai stata occasione di vedere problemi e scontri, abbiamo visto tanti sorrisi nonostante ci siano anche molte difficoltà economiche nel paese, e diciamo che siamo tornati dal Brasile sicuramente con grandissimo entusiasmo e una grandissima voglia di ritornare. Quando rileggevo il tuo libro ho ripercorso moltissimo anche delle nostre strade percorse nella terra brasiliana, e speriamo di tornarci più presto, insomma. No, vabbè, tornando invece al nostro territorio, io ricordo un altro aneddoto di quando ero giovane, che avevo 17 anni, forse anche 15. Per la prima volta ascoltavo i Los Fastidios e mi chiedevo con i miei amici: ma perché dicono Skinhead Punk United, quando nella mia città, che era appunto Treviso, c'erano i punk e gli skin, che erano tutti quanti nazi? E dico, che incoerenza da parte dei punk che dicono United con gli skin, con i nazi. Dopo sono cresciuto e avevo capito com'era la situazione. Però volevo chiedere a voi, passando dal Brasile invece a Treviso, anche ritornando con il connubio Treviso America Latina, che evidentemente gli stessi problemi si riscontrano, com'è fare punk rock invece che da Rico? Com'è fare voi invece a Nord-Est? Com'è stato più che altro 10 anni fa, quando la situazione comunque degli skin era comunque totalmente puntava verso destra, ma lo è ancora, però tantissime volte anche adesso succede, e faccio racconto della situazione di Pordenone, come diceva Enrico, ci sono questi gruppi che sono punk, tuttavia sono membri del blocco studentesco di Casa Pound, e di conseguenza la scena punk di Pordenone sta diventando una scena nazi. Io, ad esempio, la scena di Roma, la scena hardcore ad esempio, oppure la scena di Bolzano, se non sbaglio, ha una grossa presenza di nazi, perché appunto c'è Casa Pound che cerca di fare una sorta di cerca di allargare ai giovani, cercando di dare loro concerti. Quindi per voi com'è stato, cioè, anche cercare di evitare questa situazione, o cercare di convivere quando era possibile? Io ti posso parlare della mia particolare esperienza trevigiana. Quando avevo quell'età che avevi tu, in cui ti avvicinavi a questi movimenti, a questa realtà, e forse
il primo concerto, anzi il primo concerto punk in cui ho avuto modo di suonare insieme al marito di Samantha, avevamo 15-16 anni ed era un raduno skinhead punk a Treviso, anzi sul Montello, e l'identità politica in quel momento era, diciamo, tendeva al neutro. Allora, diciamo che il punk ha sempre avuto, si è sempre riflesso in quelli che sono ideali prima di tutto di libertà e di indipendenza, quindi dal mio punto di vista incompatibili con quelli che possono essere ideali di una qualsiasi tipo di destra. E però nella realtà particolare italiana, all'inizio degli anni 80, uscendo da quello che era stato il movimento politico degli anni 70, connotato da, fortissimamente da un marxismo di un certo tipo, per quanto sfaccettato, il punk cercava di sottrarsi, cioè di fare suo certi ragionamenti, ma di portarli al di fuori di un contesto che fosse strettamente ideologico. Quindi quello che si viveva in quei primi anni era un ribellismo, okay, che includeva decisamente certi valori, ma non si riconosceva in nessun filone ideologico tradizionale. Grande successo ha avuto da allora la N dei Nabat, che stava per nichilismo, laddove il nichilismo era un po' la copertina da tirare sopra a qualunque atteggiamento antiborghese, chiamiamolo, ok? In quel momento noi suonammo con gruppi, con persone che poi formarono i gruppi del tristemente famoso Veneto Fronte Skinheads, che invece è un'organizzazione, nel senso stretto della parola, di stampo neofascista, che nacque qualche anno dopo in Veneto, perché il Veneto è sempre all'avanguardia in queste cose. Treviso rappresenta una situazione, una storia particolare anche da questo punto di vista. Abbiamo parlato prima di Gianfranco Ventura e dei suoi accoliti di Ordine Nuovo. Questo succedeva nel fine degli anni 60, ma nei primi anni 80 Treviso era il rifugio d'elezione di terza posizione, che era quel movimento da cui poi è sbocciata Forza Nuova, e si parlava di omicidi seriali, rapine, attentati con esplosivi, e la rapina da Giraldo che fu fatta da Cavallini, che viveva stabilmente a Treviso insieme a Giusva Fioravanti e la sua fidanzata Francesca Mambro, i quali sono poi stati condannati per la strage di Bologna, e quella mattina in cui i giudici hanno stabilito che loro sono andati a mettere la bomba a Bologna, partivano da Treviso, perché a Treviso trovavano un rifugio sicuro, e questo era l'81, non era più il 69 di Piazza Fontana. Erano passati diversi anni e la realtà non era cambiata se non peggiorata. E noi a Treviso la prima scena punk, appunto, non si riconosceva fortemente né in una parte né nell'altra, ok? Dopodiché gli anni 80 sono andati avanti, il reflusso, quello che è successo, si è creata questa prima spaccatura che poi permane ancora adesso, da una parte loro, dall'altra noi, da una parte il Veneto Fronte Skinheads, che comunque era un'organizzazione che riprendeva lo stampo del Blood and Honor inglese, ovvero di tutta quella scena OI che era stata usurpata in maniera fortemente strumentale dal National Front inglese, e era stata diciamo presa con tecniche militari e occupata come mezzo di diffusione, come mezzo di propaganda. Dopodiché le strade corrono parallele. Sicuramente lo scontro negli anni in cui ero fortemente coinvolto era inferiore da quello che vedo a Treviso. A Treviso, per esempio, negli anni 90 per un lungo tempo c'è stato l'Agro, che è stata la prima realtà autogestita di Treviso, della provincia, perché poi era Spresiano, ma sono pochi chilometri. A Signoressa, pardon. E insomma, non vivevamo con forza, non ci sono mai stati episodi di scontri all'Agro o neanche in città, se non cose, scaramucce di tipo magari più personale che non ideologico, programmate. E
nasceva anche qui comunque una scena che si rivolgeva agli ideali del nazismo. Ci sono dei gruppi storici del Veneto Fronte Skinheads che hanno componenti trevigiani, ci sono gruppi trevigiani. Noi l'abbiamo vissuta appunto in questo modo, sempre ovviamente antagonista, ma con un livello dello scontro piuttosto basso qui in città. Enrico magari ci dirà volentieri due parole, lui viene da Verona, che invece è una città che solo a nominarla per certi veri in un certo contesto mette i brividi, perché è la vera capitale di quella merda di cui ci stiamo riferendo, no? Per quanto ospiti Los Fastidios, che al contrario sono la punta di diamante dell'antifascismo nel punk rock italiano, quindi i due estremi. Sì, infatti, diciamo che Verona sicuramente è una città molto strana. Diciamo che un po' la situazione a Verona, la scena si è sviluppata in un modo un po' curioso. Poi Verona, diciamo, è una città che è sempre stata un po' il laboratorio delle destre in Italia, perché un po' tutto è sempre stato il fulcro di tutti i movimenti neofascisti. A Verona purtroppo abbiamo tutte le sigle possibili diciamo dell'universo della destra italiana. A Verona ci sono, abbiamo sì anche le più fantasiose, abbiamo una serie anche di integralisti cattolici, veramente ce ne sono 3-4 gruppi, una cosa incredibile. Comunque sì, purtroppo a Verona diciamo la storia non è tanto diversa da quella di Treviso e del Veneto in genere. Comunque una scena punk, diciamo, negli anni 80 fortemente, diciamo, anarchica, che poi vuoi per scimmiottare quello che stava succedendo in Inghilterra nei primi anni 80, vuoi per quello che i mass media comunque ti facevano vedere, perché ovviamente io dico sempre che l'impennata anche dell'estrema destra anche nelle subculture giovanili è dovuta, secondo me, la responsabilità è in gran parte dei mass media, che hanno sempre calcato la mano su certe tematiche, su certe azioni, dimenticandosi magari di azioni compiute da altri gruppi, diciamo, che nulla hanno a che fare con il fascismo e con il razzismo. Cito un esempio in particolare, che in quegli anni, appunto, stiamo parlando degli anni 80, c'era stato l'assalto a una casa di immigrati, in quel di Rostock, e nel quale appunto parecchie persone perirono in questo incendio, e ovviamente i mass media calcarono moltissimo la mano su questo episodio. In contemporanea, in tantissime città tedesche, un sacco di gruppi diciamo skinhead e punk antifascisti organizzavano delle manifestazioni, delle raccolte di fondi per queste famiglie colpite da questo infame agguato, ma di questo ovviamente non i giornali non ne parlavano ovviamente e davano voce a questi gruppi neonazisti che stavano crescendo, stiamo parlando appunto degli anni 80 in Germania e di conseguenza e in Inghilterra comunque, e di conseguenza in Italia si è arrivati un pochino io dico sempre un po' a scimmiottare quello che stava succedendo là, e lo stesso è successo anche a Verona. A Verona, da due o tre elementi considerati un po' dei personaggi un po' strani, un po' bizzarri, si è arrivati, forse perché non si è avuta la consapevolezza di quello che stava succedendo, si è arrivati nel giro di pochi anni ad avere una città e una moltitudine di nazisti per le vie cittadine. E per quanto ci riguarda, come Los Fastidios, abbiamo sempre cercato, dalla parte nostra, invece di cercare di diffondere quello che è il vero spirito della strada, quello che è il vero spirito skinhead, e mi rifaccio sempre a una frase del grande Rodi Moreno, che dice sempre: se tu sei razzista non potrai mai essere uno skinhead, ed è perfettamente vero, perché comunque a me piace parlare e soprattutto di quello che è la nostra scena più che di quell'altra, dell'altra parte, e ritengo che la scena skinhead antifascista e antirazzista abbia avuto anche dei momenti di grande splendore anche in Veneto. Mi viene, ricordo con grande entusiasmo i momenti in cui si era creata la prima sezione della famosa Sharp tra Venezie, che scendeva in piazza in varie tantissime città
appunto venete, con grande sorpresa anche di tanti manifestanti che vedevano per la prima volta una serie di rasati con tanto di Elmo Troiano sugli striscioni, scendere in strada contro ogni forma di razzismo e di discriminazione. Stiamo parlando in questo momento appunto dei metà anni 90, in questo momento, quando è nata la Sharp tra Venezia, da Verona, Vicenza, Padova, Treviso, e appunto si partiva in banda per andare a tante manifestazioni in giro per l'Italia. E con i Los Fastidios abbiamo cercato di premere su questo. Infatti in ogni album Los Fastidios si parla di tematica skinhead, proprio perché si vuole cercare di far capire a chi ci ascolta chi sono i veri skinhead. E quindi, come dico sempre, la prima vera, diciamo, cultura, subcultura giovanile multietnica, perché nasce appunto dalla fusione. Adesso non voglio stare qua a rifare tutta la storia del movimento skinhead, però lo ripeto sempre, lo ripeto anche questa sera, è il primo momento in cui negli anni 60 i bianchi appunto, diciamo, si incontrano e si uniscono, la prima cultura che unisce due culture completamente diverse. E la cultura, fino a quel momento, fino agli anni 60, i bianchi stavano con i bianchi, i neri con i neri. Dagli anni 60 in poi è successo qualcosa. Appunto, la musica portata dai giamaicani in Inghilterra ha illuminato un po' diciamo la classe operaia inglese, e da lì è nata la fusione, e in quel momento è nato il movimento skinhead, uniti appunto principalmente sulle note, diciamo, del primo vecchio ska. E quindi, ripeto, per me è una contraddizione enorme vedere oggi appunto gruppi neonazisti skinhead che si richiamano alla cultura skinhead, che secondo me non hanno nulla a che fare con quello che è il vero skinhead. Ok, vabbè, è arrivata l'ora di mangiare, almeno per noi. Ringrazio Arrigo, ringrazio Enrico, fategli anche un applauso, magari sarebbe anche carino. Ricordo che dopo puoi contare di Cagnara, che dopo un anno suonano qui. L'anno scorso è stato il primo gruppo che aveva suonato a Django, al tempo questo posto era un rudere, adesso è molto meglio, almeno secondo noi. E dopo sono i Los Fastidios. Grazie a tutti comunque. Ah, è quello qua, è qua solo inglese e spagnolo. No, io voglio quello italiano. La versione italiana sono questi due. Ma quello che vuoi. Però che è bellissimo. E beh, Robin che l'hai scritto benissimo. Sì, sì. Io più lo rileggo, ma non mi piace, ma insomma è una cosa normale. Penso che Robin. Sempre che quando faccio la verità non mi dico un sgarro, che sono una alfabeta perché non so scrivere. Ma... quanti ne abbiamo oggi? Tre. L'altra è no, ma se gara fa la presentazione. Ah, mi pare vada la segnata. Prendine quanti ne vuoi, che ne ho fatti tanti. Grazie a te. Grazie, ballo. Vediamo di beccarci adesso, soltanto. Grazie per cominciare a girare. Grazie. Grazie a te. Grazie. Avete ascoltato anche i prodotti che avevano fatto del Truco e Twinkles mio fratello ancora anni prima? Allora ho detto, non ti preoccupate, vengo io domani. Gli ho regalato i piatti, gli ho regalato il CD della t-shirt. E aspettate. Lo leggerò, fai più piacere. Grazie. Grazie a te. Sì, legge rapido.